Allora, Javier, Paola, qui siamo in centro campo, gli spalti sono i colori che abbiamo alle nostre spalle, dobbiamo cucinare, quindi prima mossa, chi la fa? Tu, No, io Javier. seguo lei. Passa l'acqua. Allora, passa intanto nell'acqua, così nel frattempo Lo potevo decido. fare io quello che era facile. No, a te lascio gli Aspetta, asparagi. no. Ciao Javier, o preferisci Zanetti? Dimmi tu. Javier, meglio. Javier, come stai? Ho Bene, bene. voluto invitarti in questa villa perché ricorda un po' il campo da calcio, vale a dire, le dimensioni sono un po' quelle. Il verde del prato c'è, l'isola Comacina che potrebbe essere il centrocampo del lago di Como. Manca il pallone, però. Manca il pallone, ma tra un po' ti facciamo palleggiare a colpi di padella. Ah, Perché c'è anche la cucina era più che. semplice, mi sa, che in campo quando. Tu inizi ad appassionarti al calcio all'età di 5 anni. Il Buenos Aires vinceva il campionato mondiale, no? Nel 1978, 78, sì. credo. E allora, insieme a questa grandissima squadra, tu inizi a sognare. Però un sogno che partiva un po' svantaggiato, perché quel campetto da calcio di cui parlavi nel tuo quartiere non c'era. È vero, no, non c'era, diciamo che c'era una piazza con tanti giochi, c'era un piccolo campetto da calcio a terra battuta. E un giorno, parlando con mio padre che faceva il muratore, si raduna con tutti i vicini di casa del quartiere e dicono: perché non facciamo un vero campo di calcio? Così i nostri bambini si divertono, passano la propria infanzia in questo campetto. E da lì è partita diciamo, il mio sogno. Divento calciatore professionale per la prima volta in Argentina e, come dicevi, nel 95 mi arriva questa opportunità. E l'arrivare in Italia in un campionato così complicato, difficile, dove giocavano i migliori giocatori del mondo, era una grandissima prova. Sei in Italia da tantissimi anni, qui sei a casa tua praticamente, cioè il lago di Como, Como. È casa mia, è casa mia. Diciamo che abbiamo trovato nel lago di Como il nostro posto nel mondo. Ma in fin dei conti, vi piace la villa? Vi sentite accolti a casa? Ci Se sentiamo non ci a casa. sentiamo bene qui, qui è casa nostra. Villa Impossibile. Leoni è casa di Javier E Zanetti e di Paola. Paola. Ma chi cucina a casa tra Javier e Paola? Me La l'avevo Un'altra domanda. verità è chi cucina? Passo. Ciao Paola, come stai? Molto bene, grazie. Come ti ha Propriamente accolto insomma. l'Italia? Mi Come sono ti ha innamorata ospitato? subito, subito ci siamo innamorati di Como, del lago di Como. Arrivano tre pupi, Sì. sbaglio? Cioè, cosa vuol dire pupi? No, allora, Pupi è il suo Pupini? soprannome, esatto, però come tutti ci ricordano i bambini, noi l'abbiamo scelto per la nostra fondazione, ma in realtà è il soprannome sportivo solo del calcio di Javier e poi, vabbè, i nostri figli, ovviamente tutti li chiamano Pupi perché sono i figli dei Pupi. Pupi, questa associazione che nasce a Buenos Aires. Siamo partiti con 40 bambini nel 2001, per cui 20 anni fa, e siamo molto orgogliosi che adesso noi diciamo con tutti i nostri progetti, perché ovviamente ci siamo allargati tantissimo, siamo un po' un modello nella nostra città, e aiutiamo più di 1.000 bambine quotidianamente. La scelta di fare questa fondazione era dovuta a poter fare qualcosa per il mio paese che era in difficoltà. E abbiamo puntato su questo per fare una fondazione che possa dare a questi bambini un futuro migliore, che loro possano vedere che c'è un'alternativa valida per un futuro migliore. E quello, no? Riuscire a cambiare la vita anche di un solo bambino per noi è già tantissimo. Cosa ti piace di più dell'Italia? Tanto mi piace l'Italia, la cultura, questi paesaggi, il food, il mangiare, il cibo italiano è. E mi rendo conto quando sono fuori dall'Italia e quanto mi manca la cucina italiana. Certo. Sono veramente molto fortunato di essere in questo posto che è fantastico. E noi siamo fortunati ad avere un campione come te. Spadelliamo, che dici? Eh? Andiamo, dai, Dai, ci proviamo, ti metto alla dai. prova.
via via, dobbiamo cucinare per 20 persone, non so se rendo l'idea. Questa pasta mi sa che un pochino. Allora, nel rosoliamo gli asparagi. No, no, qui dentro, nell'olio. No, aspetta, aspetta. Ok. Guarda, no, aspetta, fammi sentire il rumore. Bianco-rosso? A me è rosso. Rosso, e allora perché non facciamo un cin cin con il vostro vino? Dai. Ci mettiamo anche del nostro nell'aiutare questi bimbi. Bravissimi. Allora facciamo un brindisi. Va bene, allora io vi lascio in cucina, così noi ci sediamo, ci accomodiamo, voi ci portate da mangiare. Noi prepariamo tutto così siete i nostri ospiti. Grazie mille. Intanto grazie per essere stati con noi, diciamo che ci siamo un po' riusciti a mettervi in difficoltà, vero? Soprattutto te, Javier, perché nonostante tu sia un campione, addirittura hai vinto anche lo scudetto, però in cucina devo dire che no. Però io sono un campione dove? Su questo campo qui, sull'erba. Questo è veramente è casa tua. Questa è casa mia, io potrei vivere sempre qua. Sempre qua, grazie mille Paola, grazie mille Javier. Grazie a voi a nome della nostra fondazione. Immersi in questo panorama naturale bellissimo con Villa Leoni alle nostre spalle. Guardando al futuro, cosa vi aspettate? Tanti progetti per i nostri bambini della fondazione, tanti. E noi cercheremo di supportarvi. Grazie. Grazie.